Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra campagna di For Honor per andare avanti nel capitolo 3 dedicato ai samurai. Detto ciò, siamo al 3.3, ovvero raccogliere i pezzi, per cui sentiamoci il riassunto, l'introduzione e poi partiamo con l'azione come sempre. Pensavo che la guerra civile sarebbe durata anni, non giorni. Nulla unisce come un nemico comune. I vichinghi non ebbero tempo di fuggire col bottino. Quell'Orochi, Ayu e i suoi nuovi alleati si lanciarono per fermarli. Allora, si torna nei panni di uno dei miei personaggi preferiti. Io manterrei tutto così com'è e partiamo. Seguì le tracce di Apollyon nel Mair. Dovevo trovare Ayu. Bene, bene, bene. Sai dove si trova Ayu? Ah no, non è vivo, è che... Per un attimo sembrava che fosse vivo. Allora, raggiungi Ayu. Spero che Ayu sia viva. Siamo al largo? Evitiamo un combattimento inutile? Ma sì. Abbiamo fretta, arrivederci. Tanto là vedo un distruggibile e lo vogliamo. Corsa tempestosa, vabbè, questa... questo lo so fare. Vediamo, eh. Ok. Devo seguire quel... Bello. Devo entrare nell'ottica che il bot non è più forte di me. Nell'ottica che io posso batterlo. Sì. Aia, aia. Solo che il bot mena come un fabbro. Vieni, vieni. Oddio sta mossa. Addio. Bene. Si diceva. Pronti all'azione. Un boato di nemici qua. Tanto qua. Ok. E due. Ma levatevi di mezzo, su. Bella lezione. Ah, la Valchiria è antipatica. Decisamente antipatica è là. Ma perché? Sto deviando un colpo che sia uno. Niente, non me ne devi a uno. Allora, io comincerei da questo che si sta... Si stava. Destra, sinistra, non mi vedi arrivare. Aia. Sì, è uno. Oh, su. Carissimo. Aia. Voi vichinghi, ci avete derubati abbastanza. La facciamo finita? Oh, meno male. Addio. Chi manca? Ne mancano tre. Caro il mio capo clan. Aia. Questo è tosto. Pessima idea caricarlo così.
Allora, questo mi sa che è il più tosto di tutti tra quei tre che devo ancora beccare. Sì, ma se mi caricate in due diventa complicato. Sì. No, niente, mi sono andato a incagliare nell'ambientazione come un cretino. Si diceva. Cerchiamo di fare una cosa rapida e letale, magari in un posto un po' più largo, perché sennò facciamo lo stesso errore di prima. No, devo riuscire a concluderla con un'esecuzione, altrimenti siamo scopertissimi. Ok, si recupero un minimo di vitalità. Ok, voi vichinghi ci avete derubati abbastanza. Bellissimo. Ma perché? Ma perché non te levi? Aia. Ma chi sei? Ma cosa vuoi da dietro, vigliacchissimo? Si capisce bene perché il tizio sta scappando, ma a me va bene anche così, guarda. È andata. Ok, è un altro. Ci manca l'ultimo. Ok. Aia, la Valchiria maledetta. No, la Valchiria maledetta, no. Via. Dov'è il vostro bottino, selvaggi? Dai. Non resistere. La faccio secca, sì. Sì. Che fatica, oh. Ci sono parecchi daimyo morti qui. Scongiuravo una guerra civile. Allora l'imperatore si sbagliava su di te. Aia. Abbiamo dei vicini testardi. Sono d'accordo. Proteggete il molo. Ci vediamo là. La parola. Quanta gente sta arrivando? Intanto qua. Come se fosse facile. Finalmente qualcuno che lo dice. Speravo di raggiungere i vichinghi prima che sparissero col bottino. Uno. Ah già, non posso sparare la raffica. Vabbè, leviamoci questo. Aia. Calma e sangue freddo. Vieni. Tira via sto scudo ogni tanto. Maledetto. Combatti da uomo. No. Bene, altri due. Vabbè, io parto così, giusto. Dai. No. Per carità. Uno contro uno te spacco. Perché mi ha troncato l'esecuzione in corso? Santa vendetta. Ho salvato la vita. Io me levo, eh. Che mi sa che in due siamo troppi. Forza, fai qualcosa anche tu.
Niente, vabbè, devo stare a guardare. Niente, questo attacca solo quando attacco io. Almeno fa male anche a me, giustamente. Oh, meno male. Odio i vichinghi. Arcieri! Non dare l'ordine. Abbiamo problemi più urgenti. Sei giuro? Apollyon gli ha dato il palazzo. Gli ci vorrà più di un palazzo per governare. Strapperemo l'usurpatore dal trono dell'imperatore. Si prospetta una futura missione veramente al limite della sopportazione psicologica, probabilmente. È andata? Sì. Incredibilmente è andata. Allora, adesso tocca fare la liberazione del palazzo, immagino. Vediamo un po' se sarà fattibile o meno come cosa. Credo di no, ma voglio essere positivo. In un mese, Aiu guidò il suo ricompattato esercito alle porte del palazzo dell'imperatore. Solo due daimyo rimanevano, lei e Seijuro. Ma sarebbe stato quell'Orochi a cambiare per sempre il corso della storia. E io sono assolutamente prontissimo. Forza. Vabbè, sempre lui. Ormai ci danno sempre lui. Non c'è verso di usare altre classi. Il palazzo imperiale. Una fortezza nella fortezza. Getta le armi! Allora arrenditi e inchinati a me. Seijuro non mollava e aveva grandi guerrieri dalla sua parte. Abbattere questo sarà un dramma. Dovevamo solo entrare. Non entravo nel palazzo da 3 anni ormai. Da quando l'imperatore mi aveva fatto imprigionare. Bel tipo comunque l'imperatore, eh. 3 anni di prigionia per aver parlato fuori dai ranghi, insomma. Seijuro aveva accettato la mia offerta. Il palazzo era suo e almeno 50 fra i samurai migliori si schierarono al suo fianco. Non erano molti, ma erano potenti. Ma io devo entrare da qua, alla burina? Muri di... Sì! L'acciaio non li tiene. Ho fatto l'assalto più brutto di sempre, diciamolo. Moriremo da quelli. Ci sono i guerrieri di Seijuro. Oh. Capito perché sta fermo a aspettare che io faccia qualcosa? Perché mi sta colpendo anche la mia compagna dietro? Niente, ma ha pure rubato lo... Vabbè, da una parte meglio, dall'altra avrei preferito fare da me. Così magari potevo recuperare un po' di energia, ma... Va bene, uguale. Che cos'è? Il terrore. Vabbè. Il prossimo nemico che becco mi farà a pezzi. Mamma mia, guarda. I guerrieri più fedeli avevano risposto al richiamo di Seijuro. Bastava una sua parola e sarebbero morti per lui. Eccolo, il prezzo dell'unità. Andiamo. Ma non è minimamente fattibile, ma quanti sono? Perché mi sono andato a infognare qua io? Ah.
facciamo questa che magari... Non mi aspettavo altro da voi. Quanti siete? Non so quanto sia fattibile questa parte oggettivamente. Mi date una modalità vendetta attiva, santo cielo? Un vero guerriero troppo per te, eh? Il delirio più totale. No! No, vabbè, ma ve prego. A parte che continua a dire, ma non è... Cioè, non la vedo una cosa proprio fattibilissima contro 800 nemici. Boh. Io a sto giro questi li evito, perché tanto non credo sia obbligatorio. Niente, ma... Oh, questa è una bella entrata, vedi? Vabbè. Ok. E due, poi... La città dei samurai sorge su un alto piano circondato da foreste. È una delle fortezze più sicure che esistano. Fu distrutta due volte. Seijuro aveva con sé i guerrieri migliori. Ci serviva la stessa forza. La prossima volta sto immobile a aspettare che finisca il diario, eh? Sei il più grande del nostro. Tu vivevi qui? Mamma mia, questo quanto mena. Ai fianchi questo. Te dico ai fianchi. Mi sono incastrato di nuovo. Aia. No, ma perché sempre l'ultimo colpo me lo frega la tipa? A me serve per rifarmi energia. Solo il meglio per l'imperatore. Ah, bene. Non vorranno mica che s'abbatta pure quello. Penso di sì. Non credo sia una buona idea. Ingegnoso. Tocca fare lo stesso con l'altro lato, immagino. Eh sì. Allora, elefante selvaggio, usa il tuo gesto Y per scatenare la carica dell'elefante. Puoi infliggere danni pesanti ad alcuni elementi dell'ambiente. Va bene. Le porte andavano aperte in qualche modo. E io avevo un elefante. Devo stargli lontano. Non ha funzionato. Allora. Martino. Ok, riproviamo. Aiuto! Il nemico! Da dove pensi che sia arrivato quell'elefante? Oh! Ale! I nemici stanno per attaccarci! Poi... devo fargli buttare giù anche questo. Sono qui! Elefantino! Via! Mamma mia! Beh, l'ha aperta, credo, no? Sì! Ci hanno trovati! Adesso immagino debba sfondare il cancello. Bisogna aprire questa porta! Elefantino! Ci hanno trovati! Siamo troppi per voi! Abbassate le armi! Trovate Seijuro! Delicata questa apertura. Non fermatevi! Seijuro deve essere vicino! Mamma mia, che meraviglia!
Vai. Sì. Sì. Avanti. Senza paura alcuna. Chi manca? Vabbè, devo fare un po' di strage gratuita qua. Abbiamo il vantaggio. Dai. Stavano morendo in troppi. Dovevamo trovare Seijuro. Vado. Stanno avendo la meglio. Vado. Più veloce del vento. Vediamo da questi dannati arcieri che si accollano più delle zanzare. Ok. Seijuro doveva essere vicino. Andiamo. Là dentro. C'erano stati tantissimi morti. Smettetela. E nessun vero nemico. Mi sa che se non li abbattiamo tutti non se ne esce. Non si capisce niente. Mamma mia, che botta che m'ha dato. Tsukaki non si tira giù neanche a pagare. Lasciamo che facciano tra di loro, eh. Niente, io non... se pensa a quante volte sono morto in questo gioco mi viene da piangere. Oh, su. Ce la possiamo fare. Manca lui. No, ne manca un altro. Bene. Sono finiti? Uccidimi. Verrò ricordato come il più grande guerriero che il nostro popolo abbia mai avuto. Questi guerrieri non ti obbediranno mai. Sarai dimenticato. Il campione dell'imperatore ti sconfiggerà. Sarei io? Il campione dell'imperatore è in prigione a marcire in una cella. Sei tu. Ci ha messo poco. Il traditore. Vuoi dire l'eroe? Mettetevi comodi che qua si muore almeno 40 volte, eh. Io invece ero rimasto in una cella per 3 anni. Dai. La tua leggenda è una menzogna. Sì. Non mi dite che ho fatto il miracolo alla prima botta. Che stai aspettando? Ci serve un comandante, se giuro. Così mi disonori. Ci servi. Tu sei un grande guerriero. Non ti servirò mai. Allora uccidimi. Prendi il mio posto
Guida i nostri eserciti. Sei davvero folle. Il nemico è Apollyon, non Sejuro. Io non combatterò una guerra per la legione. Ce l'ha le palle, eh? Il campione dell'imperatore guida di nuovo le truppe. Andrò ad Ashfeld. Il nostro nemico è là. Bello. Una bella scena, devo dire, mi è molto piaciuta. Questa missione, sotto tutti i punti di vista, l'ho trovata gradevolissima. Vediamo un po' cosa ci attende per la prossima e ultima volta, credo. Prima che il campione dell'imperatore guidasse l'esercito di Aiu ad Ashfeld, vennero qui in ricognizione. Serviva loro un passaggio sicuro per raggiungere la mia fortezza, ma Ashfeld era cambiata. Bene ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua e sappiate ovviamente che domani, se sono appunto due le missioni che ci mancano, vedremo finalmente il finale della campagna di For Honor. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento a domani. Ciao ragazzi!